Ma già dormi? Vogliamo un sacco di bacche. Il maiale piccolino è cresciuto. Vediamo se c'è ancora Sbilut. Meno 7. No! Una missione meravigliosa, direi. Cosa hanno fatto i cacciatori? C'è un po' di carne. Costruisci il cappano da pesca. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati su questa serie dedicata a Medieval Dynasty. Mi vedete correre tantissimo verso Piastovia perché ho ricaricato la partita qualche secondo fa e nel passare la stagione praticamente mi ha dato, mi ha tolto dei punti reputazione di dinastia perché non ho completato la missione che avevo accettato e perché non ho pagato le tasse in tempo. Quindi ho ricaricato la partita al salvataggio precedente, non ho dormito, quindi siamo ancora alla sera praticamente da dove ho chiuso lo scorso episodio e sto correndo a Piastovia per vendere tutto quello che posso vendere e recuperare qualche soldo per pagare le tasse, sperando di fare in tempo. Nella vecchia versione di questo gioco si faceva in tempo a pagare le tasse anche in estate e quindi non mi sono preoccupata di questa cosa, mentre se non ricordo male almeno, ma mi sembra proprio così, mentre in questa versione vogliono il pagamento subito e quindi insomma dobbiamo farlo subito prima di andare a dormire almeno. Tu, Ludomilla, mostrami la tua merce che ti vendo qualcosa. Allora, la borsa ce la comprano a 100 monete, è già è qualcosa. Le ciotole, poco, ma insomma, dobbiamo racimolare tutto quello che possiamo. Ho fatto un sacco di coltelli con i bastoni e le pietre che avevo in magazzino. Ce le pagano 142 monete, già con questo dovremmo riuscire ad essere quasi all'obiettivo. La farina, tutta quella che avevo, la vendiamo. I fili di lana, non mi ricordo dove li ho recuperati, ma ce li pagano 35 monete a pezzo, quindi le vendiamo tutte e tre. Scusate la voce, tra l'altro, ma ho mal di gola. In realtà non ho mal di gola, sono un po' raffreddata, insomma, ho la voce un po' brutta. Lingotto di stagno, vendiamo anche questo. I papaveri, vendiamo tutto, le piume come sempre. Pozione me la terrei, una la vendiamo, l'altra ce la teniamo, vediamo se è sufficiente. Siamo a 980 monete, ok, dovremmo, grazie Ciccia. Dove vado a pagare le tasse adesso? Dov'è il capobranco qua? Dobbiamo cercarlo assolutamente prima che vada a dormire, sennò non riusciamo a pagare le tasse. Vediamo se me lo indica sulla mappa, lo metto tra gli obiettivi così mi dice dov'è. È di là, ok, andiamo. Sei in casa, Ciccio? Mi sa che sei in casa. Lo disturbiamo, giustamente nella casa più bella, lo disturbiamo a casa. Ciao Ciccio! Ma no, non dimmi che stai già dormendo. Sei tu, ma già dormi? Sei venuto per pagare le tasse? Sì, guarda, ti disturbo mentre dormi. Però almeno non perdiamo i punti di dinastia. Oh, bene. Pagato le tasse, l'abbiamo completato. Poi ci rimane l'altra missione, che in realtà è questa. Non so se facciamo in tempo a farla questa, considerando che abbiamo 130 monete. No, questa la lasciamo scadere purtroppo. Ci toglieranno un punto di dinastia, ma è soltanto uno. Insomma, posso anche accettarlo. Però le tasse mi sembrava giusto pagarle per evitare questa cosa. Vabbè, torniamo al villaggio a questo punto, visto che abbiamo un po' di cose da fare e migliorie da completare. Eccoci al villaggio, tutto buio, che non ho messo neanche un lampione adesso che ci faccio caso, ma lo faremo, adesso andiamo a dormire. Ok, ecco fatto, vedete, missione fallita, per il pacchetto abbiamo perso un punto di dinastia, però insomma di questo me ne faccio anche una ragione. Per quanto riguarda le tasse invece era un pochino più grave. Vedo già che i nostri campi sono belli cresciuti, l'avena è cresciuta ma non pronta per essere raccolta, mentre il lino sì, i cavoli sì, ovviamente la segale no, e le carote stanno crescendo. Ecco questa cosa, ecco perché adesso noto che la barbabietola gli manca un pezzo. Ecco perché si lamentava il contadino, gli mancava un seme per finire il campo, non era talmente fitto che non me ne sono accorto. E mentre il grano sta crescendo, ok, questa qua quindi ci sono alcune verdure, che alcuni ortaggi che insomma crescono velocemente, tipo il cavolo,
che crescono la stagione dopo, e anche il lino, mentre altri che invece richiedono un po' più di tempo. Ha senso questa cosa, va bene. Vediamo invece gli altri due orticelli che ho fatto io. Qua ci sono i cavoli e queste cipolle invece sono cresciute subito. Non ho capito in base a che cosa, però noi ce le raccogliamo. Due semi di cipolle e 16 cipolle. Dei cavoli invece un seme e 10 cavoli. E di qua 4 semi e 11 cavoli. Vabbè, quindi va un po' random questa cosa, però va bene. Qui ci sono le altre cose che ho seminato, ma non ho proprio capito perché le cipolle qui sono pronte e là no. Comunque le raccolgo. A few moments later. E niente ragazzi, è crashato, quindi niente, ho ricominciato da capo per fortuna dal salvataggio, quindi andiamo direttamente a raccogliere quello che stavo raccogliendo e rivediamo la cosa. Le bacche, queste le raccogliamo tutte. A proposito, fatemi controllare a proposito di bacche se la capanna dello speziale è già aggiustata. No, infatti, facciamolo subito. Andiamo bacche tantissimo, vogliamo un sacco di bacche. Bene, vedo anche che ho un punto abilità per la produzione. Come gliela mettiamo? Andiamo sempre con la maggiore guadagno di esperienza e poi con la cucina, direi, così guadagniamo esperienza cucinando, visto che dovrò farlo per i miei cittadini. Intanto raccogliamo un po' queste cose, vediamo quanti ne raccoglierò. 23 cipolle e 5 semi. Le carote invece... Ah, le carote non sono pronte, quindi le cipolle non le ho seminate là. Cioè, sono così stordita che non ho... che ho saltato le cipolle nei miei campi. Può essere? Anzi, non solo può essere, è proprio così. Ho seminato le barbabietole, ho seminato le carote, i cavoli, ma non le cipolle. Ecco perché. Vabbè, le seminerò qui. Insomma, per la prossima... Meno male che le ho seminate di là, allora, così un po' ne abbiamo. Niente, me ne sono completamente dimenticate le cipolle. Di qua invece c'è altro da raccogliere. Cavoli. 44 cavoli, mica male. E 32 cipolle. Oh, direi che per 4 quadratini di terra abbiamo creato un bel po' di cibo. Io raccolgo sempre le bacche quando le trovo, che è cibo gratis. Le pietre che ci servono per fare le case e mettiamo tutto in dispensa. Guardate quante ce n'è. Cavoli, cipolle. I semi li avevo presi per venderli, poi alla fine non li ho più venduti e va bene, me li tengo. Qui abbiamo 7 marciumi, ma non sono ancora sufficienti per fare il fertilizzante. Andiamo a vedere invece i nostri animali cosa hanno prodotto. Intanto vedo che il maiale piccolino è cresciuto bene e qui hanno prodotto un sacco di letame, molto bene. Il trogolo è all'80%, quindi mangiare ce l'hanno. Facciamo un giro di questo. Andiamo a vedere i polli. 2 pulcini, oh fantastico. Beh, vi state dando da fare, pennuti, bravissimi. Qua invece nei nidi 0. No, i nidi non sono tanto forniti. Oh, non è vero, invece qualcosa c'è, dai. L'importante è che fate galline. Va bene, va bene. Qui vedo sempre le pietre, le raccolgo. Altri bastoni, altre bacche. Ora vado in magazzino e lascio tutto quello che posso lasciare. Faccio anche altri coltelli, visto che li avevo presi tutti per venderli. Capirai, 2 coltelli. Ma meglio che niente. Allora, bastoni, coltelli, letame, pietre, piume, semi, 3 uova me ne tengo. Quanto fertilizzante hai adesso? Ne hai 3, va bene. Vediamo chi è incaricato di creare il fertilizzante, quanto sta lavorando. Allora, fertilizzante 2 al giorno, fanne di più, 3 al giorno. Dovrebbe essere, spero, sufficiente. Magari no, però meglio che rimanga senza risorse piuttosto che avercele e non sfruttarle. Anche un po' di segale, visto che ce l'hai. Il grano davvero niente. E va bene, e va bene. Mentre loro si mettono a lavorare, prima di andare a sistemare a ristrutturare un'altra casa, volevo tornare qui ad Ostoia, se non sbaglio si chiama, esatto, sia per vedere la missione che hanno per noi che per vedere se c'è ancora quello che stavo
corteggiando, perché dobbiamo andare avanti con questa cosa, sempre che ci sia ancora, perché il dubbio mi è venuto, se questo si sposta, come lo ritrovo? Andiamo a vedere. Eccoci qua. Vediamo se c'è ancora Sbilut. Che nome, che nome. Eri tu, Marold. Sbilut, eccoti qua. Ma era così anche l'altra volta. Non me lo ricordavo, ma va bene. Corteggiamolo di nuovo. Sembra molto interessante. Cosa ti fa ribollire il sangue? Vediamo un po' cosa ci risponde. Intanto l'effetto più 5. Le persone che prendono la vita troppo sul serio e rovinano sempre il divertimento. Posso essere d'accordo con te. Poi, cosa possiamo dirgli? Non ho mai provato l'amore così prima d'ora e mi spaventa, ma preferirei passare tutta la mia vita a vivere nella paura piuttosto che tirare anche solo un altro respiro senza di te. È un po' prestino questa cosa, al 25% io scapperei. Oppure, si suppone che i testicoli di cervo in polvere aggiunti al vino aumentino il libido delle donne. Spero che non sia vero. Oppure la moglie del taglialegna ha mangiato dei funghi tossici e che per diverse ore pensava di essere una cicogna ed è rimasta su una gamba sola alla ricerca di rane. Ok, forse direi questa qua, dai, vediamo cosa dice. Più 5, vabbè, ok. Ne ha mangiati? Vorrei poterlo vedere con i miei occhi. Questo sarebbe stato divertente. Cos'altro potergli dire? Ho sentito alcune donne anziane dire che l'alcol dovrebbe essere limitato per legge. Anche questo spero che non succeda. Oppure, non ho mai conosciuto nessuno con una tale fervida immaginazione. Potrebbe, se no. La capanna dello speziale è bruciata non molto tempo fa. C'è chi dice che è stato perché vi stava conducendo degli esperimenti e chi dice che qualcuno ha bruciato casa sua. Non saprei. Proviamo a fare questa cosa dell'alcol. Meno 7, no! Perché non evitiamo del tutto l'alcol? Perché non evitare anche l'acqua? Niente, l'ho fatto arrabbiare, ma io ero d'accordo con lui in realtà. Niente. L'ultima l'ho fallita. Ho scelto la cosa sbagliata da dire. Vabbè, allora cerchiamo qualcuno che abbia una missione, che magari recuperiamo la gita fatta fin qua. Dov'è? Chi è che è la missione? Di qua. Sei tu che è la missione? Sviebora. Allora, 14 anni, una ragazzina. Posso aiutarti in qualche modo? È perduto. Cosa è andato perduto? Il mio prezioso anello, cioè non proprio mio. Cosa intendi per non proprio tuo? È di mia madre, ma è un cimelio di famiglia, quindi sarà mio prima o poi. Ma lasciami indovinare, non potevi aspettare. Volevo solo provarlo e mia mamma non lo indossa mai perché non vuole scomparire. Non vuole scomparire, forse non vuole che scompaia l'anello, vabbè. Ah, ovviamente si è autocorretta, l'ho corretta io, ma si è autocorretta. Vuol dire che scompaia. E ora capisco perché. Mia nonna o la mia bisnonna deve aver avuto dita molto grosse e si sfila sempre. Tua madre sa che l'hai preso in prestito? No, non proprio, ovviamente. Perché non mi sorprende? Beh, ci sono un paio di possibilità per cui potrebbe essere così. Per prima cosa sono andata a mostrarlo a Radomila, perché è la mia migliore amica. Beh, è l'unica che ha più o meno la mia età, a parte Buzzy Boy. Buzzy Boy. Ma dovrebbe essere davvero disperata per uscire con lui. Vabbè, non ho capito questa cosa. Non mi interessa proprio nulla di Buzzy Boy, possiamo rimanere in tema? In effetti, oppure neanche a me piacerebbe frequentarlo, ma dimmi cosa stavi facendo. Ma sì, diamole ragione. Sì, certo, allora noi, e ovviamente con noi intendo io e Radomila, non Buzzy Boy, siamo andati a nuotare, ma non ho portato l'anello in acqua, di questo sono sicura. Avrei potuto lasciarlo sulla riva, però. Il nostro posto preferito è vicino a questo piccolo ponte di fronte al nostro villaggio. Anche mio fratello Milovit voleva qualcosa da me. Questo fastidioso mezzo uomo mi sta sempre appiccicato e io mi faccio gli affari miei. E lui mi fa, Bora, cioè, giochiamo a fare i troll. Bora, ho fame, Bora, mi annoio. E io gli dico, lasciami in pace. E mia madre dice, ma lui ama passare il tempo con te e io ho da fare. Ah, a volte mi sento il suo terzo genitore. Vabbè, poco interessante, ma va bene. Infatti le risposte sono di solito così con i fratelli minori, oppure tutte le ragazze adolescenti parlano così tanto. Continuerei a darle corda. Credo di sì, comunque stavamo giocando a casa.
Oh, e poi mamma mi ha detto di pulire il pesce, quindi avrei potuto perderlo in quel momento, perché non ho niente da fare, a fare l'apprendista, a giocare con Milovita e pulire i pesci. Ma insomma, datemi pace, pure a me. L'ho cercato ovunque invano, ma ho sentito parlare di un tipo che colleziona anelli. Penso che si chiami Mordomir. Mordomir, sì. Forse ne avrà uno simile, ma non ho idea di quanto possa essere costoso. E che aspetto ha questo anello? Di che materiale era? Aveva delle gemme? Un anello d'oro, senza gemme, solo alcuni punti e linee curve incise sopra. Mia madre non noterebbe la differenza tra le iscrizioni, ne sono sicura, abbastanza sicura, quasi sicura. Va bene, proverò a cercarlo oppure parlerò con questo Mordomir. Un anello per perderli tutti. Il nome della missione è molto carino. Mettiamolo tra le priorità, così me lo indica. Oh, 300 punti di dinastia. Fantastico, questa cosa mi piace. 11 metri di là, andiamo a vedere. Dov'è? 2 metri. Perché 2 metri? Cosa mi sta indicando? Aspettate un attimo. 11 metri di qua, perché? Qui. Secondo lui potrebbe essere qui. Perché è qui che ha pescato, forse? Vediamo se vi dà qualche indicazione. Svebora ha perso l'anello della madre. Ha bisogno di aiuto per trovarlo. Il collezionista di anelli potrebbe avere un anello simile. Boh, vediamo se è in acqua. La vista magica non mi aiuta, vero? Non penso proprio. Vecchio anello, aspettate un attimo. Vecchio anello, dove l'ha visto? Vecchio anello. Prendilo. Cioè, questo? Non ci credo, l'ho trovato? Non me lo dà l'inventario, però secondo lui l'ho trovato. Che culo. Dove stai tu? 40 metri di là. Così veloce questa cosa? Ehi! L'hai trovato? Hai trovato il mio prezioso anello? Fatto, vai e mettila via, niente deviazioni. Se fossi in te non la metterei al dito, ma a una catena e la indosserei con una collana. Grazie mille, sarà migliore. E in effetti non è una cattiva idea. Il fatto è che non è il mio anello. Ah, ecco, mi sembrava troppo facile. Cosa? Mentre eri via l'ho trovato. Dove si trovava? Nella mia tasca. Vabbè, facciamo che va bene lo stesso. La tua tasca, mi stai dicendo che l'hai tenuta in tasca per tutto il tempo? Ma in realtà sono passati 2 minuti, però forse era previsto che io lo cercassi più a lungo. Rispondiamo, le cose che cerchiamo più a lungo sono quelle che abbiamo sotto il naso, va bene, dai. Beh, almeno puoi tenere l'anello, grazie, lo farò. Va bene, lo farò. Vabbè, una missione meravigliosa, direi, perché l'anello era veramente lì. E meno male che ho usato la vista magica perché l'ho visto grazie a quello. Beh, 300 punti di dinastia, meglio guadagnati penso in tutta la storia di questo gioco. Abbiamo altre missioni qua? Direi di no. Abbiamo case libere. Fatemi controllare se ho case libere per reclutare qualcuno. Allora sì, ho una casa in cui c'è soltanto una persona, a parte me, naturalmente, che è questa. E c'è un uomo di 28 anni. Cerchiamo la donna, allora. Che abbiamo bisogno di gente. Carovaniere non mi interessa, andiamo dai reclutabili e cerchiamo una donna. Mordomir è quell'altro a cui dovevo parlare, ma non mi serve perché ho trovato l'anello in 3 secondi. Una donna sui 28. Tu che esperienze hai? Peschi, va bene, commerci, produci. Tu invece? Oh, tu mi piaci di più. Cacci 2, vabbè, tu mi piaci. Boguvola, quanti anni hai? 29. Ok, invece tu quanti anni hai? 20. Va bene, tu a 29 mi piaci, vieni con me. Fantastico, ci vediamo là. Passa, passa. La mettiamo, Boguvola, la facciamo abitare con quell'altro che è da solo. 29 anni, avete la stessa età, guarda, guarda un po'. Stessa età e ti faccio fare, cosa ti faccio fare? Al finire non ha molto senso. Agricoltura 3, diplomazia al momento non mi serve. Potrei sostituirla a quella che caccia adesso che ha 1. Abbiamo, esatto, Alina che ha 1 e quest'altro che ha 3. E Alina tra l'altro è pure incinta, quindi tra un po' smetterà di lavorare. Che altri talenti hai? Agricoltura 2, allora facciamo che Alina vai a lavorare. Alla rimessa agricola, così dai una mano di là. Mi sembra un buon compromesso. Vai ad aiutare il contadino. Fantastico. Mentre Boguvola vai a cacciare, che mi sembra più brava dell'altra. Capanno da caccia.
Assolutamente, così aumentiamo la nostra, il nostro recupero di cibo e materie prime. Vediamo se ha registrato la cosa. Ha registrato la cosa, molto bene. Adesso torno al villaggio, rimetto il puntale. Nel tornare raccolgo cose, insomma, pietre, eccetera, eccetera, visto che mi servono per fare la casa, per aggiustare, per ristrutturare le case. Se ci fossero aceri mi fermerei anche a prenderli, forse là. No, tutte betulle. Vabbè, e allora prendo gli abiti. Nuovo livello estrazione, fantastico. Vediamo un po' cosa ci dà. Andiamo con la conoscenza, sempre. E visto che abbiamo un altro punto, facciamo maestro in demolizione, così quello che distruggo in parte lo recupero. E questo ci serve in questo momento. Oh, ma quanti alberi che sono ricresciuti nel mio villaggio. Guardate quanti. Bene, allora li posso abbattere di nuovo. Tipo questo qui, non ha senso che sia qua, tra l'altro. Un bel acero. Grazie Ciccio che sei ricresciuto. Riprendiamo altri 4 tronchi. Scarico un attimo l'inventario, altrimenti tra un po' non mi muovo più. Oddio, faccio caso adesso che il vecchio anello vale 1000 monete. Porca miseria! Quella missione è meravigliosa, 1000 monete e 300 punti di dinastia, fantastico. Adesso andiamo a restaurare questa casa che credo sia vuota, esatto. Quindi martello, distruggi e andiamo a cambiare le pareti. Bene, il soffitto invece lo lasciamo perché quello serve ancora. Quindi modifichiamo la casa e facciamo tutto in pietra. Finestra con pietra, il tetto in tegole e vado avanti. Vedo tutti che vanno in giro, forse è finita la giornata di lavoro? Eh già, sono le 6 passate. Vabbè, io costruisco ancora qualcosa, anche se forse dovrei dedicarmi alla cucina. Sì dai, dedichiamo questo momento alla cucina che è meglio. Prendo tutte queste ciotole. Oh, intanto vedo 199 lino raccolto, molto bene. E 27 letame, fantastico. 9 pelle adesso le trasformiamo. 22 tronchi, 3 uova. Bene, non c'è fertilizzante ancora, ma perché credo che... Ah no, c'è un fertilizzante solo, ma il resto penso che lo stiano usando. Però sono molto soddisfatta al momento della nostra produzione. Facciamo le borse, con la pelle che abbiamo qua. 9 borse, non male. Le lascio qua. Un po' le useranno e un po' se avanzano le vendiamo. Andiamo a vedere cosa si può cucinare. Cosa hanno fatto i cacciatori? C'è un po' di carne? Oh, fantastico. Vedo che è aumentata un po' la quantità di carne depositata. Posso prendere anche dei cavoli a sto punto, perché ci possiamo fare una bella zuppa, se non sbaglio. E anche le uova. Le prendiamo tutte. E vediamo un po' cosa riusciamo a cucinare. Allora, calderone. La zuppa. Devo sbloccare il progetto. Pensavo di averlo già fatto, ma lo facciamo subito. 100 monete per sbloccare il pottage, che è poi la zuppa base sostanzialmente. Ce ne sono altre, 50 monete, 100 monete, insomma, sia che usiamo le carote, sia che usiamo i cavoli, sempre 100 monete mi chiedono. Andiamo con questo, dai. Sblocchiamo la ricetta e facciamone 4. Un po' di zuppe e anche le uova strapazzate. Quante possiamo farne? 5, non male. Più galline, più uova e più uova strapazzate. Bene, abbiamo un bel po' di cibo adesso, eh. Vediamo il dato prima di metterlo via. Adesso abbiamo cibo in deposito 1567 di materie prime praticamente, e una domanda al giorno di 360. Acqua ne abbiamo 6000 con una domanda al giorno di 360, fantastico. Legno al momento ne abbiamo 323 con una domanda di 154, anche perché in estate ne richiediamo meno. Vediamo adesso da 1567 a quanto arriviamo solo di piatti cucinati. Eravamo 1567, 1863, molto bene. Direi fantastico, 300, questo, gli avanzi li lascio giù, sono 300 in più, 300 punti cibo, non so come chiamarli, ma insomma.
Direi non male, sono molto contenta. Tutti questi funghi in realtà potremmo cucinarli se avessimo la ricetta, ma ancora non ce l'ho e non ho soldi per sbloccarla. Quindi va bene così, va bene. Ciccia, non mi guardare male, se ti metti dietro la porta ti vengo addosso, no? Che ore sono? Posso andare a dormire? 19:13? Sì, andiamo a dormire, così va avanti questa cosa. Così va avanti la stagione. Dormi. Molto bene. Allora, prima cosa, guardate quanti alberi che sono ricresciuti. Oh, fantastico, un po' di materia prima che tornano. Questo, allora, raccolto tutto il lino. A caldo. Ah, già che in estate è caldo. Non hanno ancora fertilizzato perché si sono... Ah, però questo l'ha già fatto. I cavoli hanno già fatto tutto. Carote sono ancora da... devono ancora crescere. Barbabite devono ancora crescere. Tutto il resto a posto. Ok, direi che se hanno abbastanza fertilizzante dovrebbero riuscire a fare tutto. Devo cambiare i vestiti però, perché sennò, giustamente, è vestita ancora invernale. Fa troppo caldo. Maglia di lino, pantaloni e scarpe. Ok, semplice, semplice. Non ho ancora trovato il cappello. Devo dire la verità, mi sono anche dimenticata di cercarlo. Però dovremmo resistere. Direi di concentrarmi sulla costruzione. Dai, finiamo questa casa, che per l'inverno non voglio avere problemi di legna. Prendo un po' di tronchi e tutte le pietre che posso. Ok, pietre finite, mi mancano gli assi, che ho pochissime, ovviamente. Ne farò altre. Ecco fatto, altra casa completata. Vediamo chi trasferirci. Guardiamo le case che ci sono qua intorno. Qui chi ci abita? Nieluba e quello lì. Va bene, Nieluba, ti trasferisco. Vai ad abitare nella casa semplice piccola che ho appena fatto. Accetta tutto, trasferisci tutti. E ora bisogna fare la stessa cosa con questa, ovviamente. Pian piano sistemiamo tutti. Però, intanto siamo scesi a 141 come domanda di legna. Sono curiosa però di vedere in magazzino ora quanta ce n'è. Perché ora che la domanda è scesa, dovrebbe accumularsi un pochino per l'inverno di quella prodotta. Vediamo se è vero questa cosa. Legna da ardere adesso ne abbiamo 49, quindi è un pochino salita, sì, rispetto a quella che avevamo. Quindi direi che potrebbe essere che abbiamo raggiunto un buon equilibrio. Fertilizzante ne abbiamo solo uno. Li aiuto un po' con la produzione del fertilizzante, perché vorrei che andassero avanti a coltivare, e senza questo si blocca un po' tutto. Vediamo se per caso ce n'è altro da raccogliere qui dentro. Eh sì, guarda quanto ne hanno fatto. 100% addirittura questo qua. Siamo arrivati a 69, ragazzi. 69 letami. Vediamo quanti fertilizzanti ci permettono di fare. 34, benissimo. Ci basta per un campo intero, credo. Ok, io deposito in magazzino, così loro possono andare avanti a lavorare. E poi vorrei costruire qualcosa di nuovo adesso che lo possiamo fare. Vediamo cosa possiamo costruire. Tipo il capanno da pesca, per esempio. Vediamo se ha senso metterlo qui o se ha senso... Vediamo la mappa. Potrebbe aver senso metterlo qua, così come potrebbe aver senso metterlo nel lago qua degli orsi o qua nel fiume grande. A dirla tutta, mi piacerebbero tutte quante le soluzioni, però qui credo che non ci siano pesci. Andiamo a vedere al lago degli orsi se non mi uccidono andandoci, perché un'opzione potrebbe essere quella, ovviamente, di uccidere gli orsi, anche se mi ci vuole del tempo e dell'impegno. Ma potrebbe essere un buon punto questo, dove espandere il villaggio e far venire il tizio a pescare. Idealmente qui un pescatore, secondo me. Una bella riserva di pesca qui potrebbe essere carina come cosa. Vediamo se nell'acqua... Intanto mi lavo anche, visto che sono qua. Non ricordo se qua ci fossero pesci. Non ricordo nemmeno se il fatto che ci sono pesci sia obbligatorio o meno. Forse anche no, Vediamo con la mappa cosa mi indica. No, effettivamente non mi indica la presenza di pesci qua. Solo qui. Ma sapete che c'è? Io lo faccio lo stesso. Oh, ho sbagliato. Io lo costruisco lo stesso. Vediamo. Al limite non funziona. Vediamo, dai.
costruisci il capanno da pesca. Ah, deve essere posizionato in acqua. Non è sufficiente. Ah, così sì. Mi sembra un po' troppo in acqua così, però. È vero che chi sono io per decidere se va bene o se va male. Se sta bene a lui... Visto che sta bene a lui, io glielo faccio come vuole lui. Come vanno fatte le fondamenta? Tronchi e assi. Ti pareva. Va bene, i tronchi li prendo già qua. I tronchi glieli posso mettere subito, le assi invece vanno fatte. Andiamo a fare le assi. Oh, dimenticavo gli alberi. Dimenticavo gli alberi. Li vedo senza frutti. Volete dire che qualcuno li ha già raccolti? Potrebbe essere. Andiamo a vedere in dispensa se abbiamo raccolto i frutti. Eh sì, ragazzi, abbiamo raccolto 98 mele. Meraviglioso. Bellissima questa cosa. Tra l'altro siamo a metà della capacità della nostra dispensa. Tra un po' non basterà più. Va bene, ragazzi, allora interrompo l'episodio perché sennò come al solito diventa troppo lungo. A metà stagione ho imparato che è il caso che io divida gli episodi, insomma. Quindi, al prossimo episodio interrompiamo ancora il povero Odoric per fare le assi e andremo avanti a fare il capanno da pesca. Dopodiché ci metteremo qualcuno a pescare, ovviamente, e avremo una ulteriore fonte di cibo. Io vi ringrazio per aver visto questo episodio. Se avete consigli, opinioni, suggerimenti, qualsiasi cosa per me, vi aspetto nei commenti. Il vostro like ovviamente è utilissimo, ancora di più se vi iscrivete. Quindi io vi ringrazio e alla prossima. Ciao ragazzi.